Per la prima volta si parla di sirene nell'Odissea e in quel caso le sirene sono delle incantatrici che stanno sugli scogli lungo la rotta di Ulisse e queste sirene tentano di sedurlo e sappiamo che Ulisse resiste, si fa legare all'albero maestro della sua nave e ascolta, coraggioso, vittorioso, virile verrebbe da dire, questo canto che però in realtà sconvolge la sua mente. E questo è il fotogramma primario. Poi però ci sono tantissime altre varianti di questo mito. Una importantissima per la città di Napoli è la traccia che lascia Licofrone nel III secolo a.C., quando racconta che è vero che Ulisse riesce ad ascoltare le sirene, ma che cosa succede dopo? Licofrone ci racconta che subito dopo le sirene, sconvolte da questo fatto, per la prima volta qualcuno era riuscito a passare indenne davanti ai loro scogli, si buttano in acqua e si uccidono. Quindi di fatto c'è questo suicidio delle sirene che è l'inizio di un grande mito, che è quello proprio della città di Napoli, perché dal corpo di una di queste sirene, da Partenope, nasce la città. Ma le fonti vanno ancora avanti ed è interessantissimo nelle Metamorfosi di Ovidio che cosa succede, perché nelle Metamorfosi sappiamo come le sirene diventano sirene, perché in realtà erano delle fanciulle, amiche di Persefone, che ad un certo punto si vedono Persefone rapita da chi? Da Ade, il quale prende questa fanciulla bellissima, incantata, e vuole sposarla e se la porta nel mondo degli inferi. A quel punto la madre di Persefone, Demetra, che è la madre delle madri, disperata, spinge queste ragazze a cercare l'amica. Le fanciulle cominciano a cercare Persefone dappertutto, ma non la trovano. A quel punto invocano gli dèi e dicono: vorremmo avere le ali per poterla ritrovare. E un dio passa, dice Ovidio, passa in quel momento e, come diremmo oggi, dice Amen. E questa cosa accade. Il corpo di queste fanciulle viene trasformato, spuntano le piume dorate e diventano degli uccelli. Una metà per una metà diventano uccelli. E queste creature però conservano la testa e la voce, perché la loro voce deve rimanere umana e deve poter continuare ad incantare gli uomini. E proprio su questo canto si continua a ragionare nel tempo e in età cristiana la fonte più interessante è la fonte di Dante, perché Dante nell'Inferno mette le sirene, naturalmente le racconta e dice che queste sirene erano brutte, erano balbe, cieche, erano orrende e in un certo senso con questa bellezza della voce facevano dimenticare l'orrore del loro corpo. E quindi qui c'è tutto il pensiero cristiano, perché queste sirene sono sirene da sconfiggere, da eliminare. Ma nel Rinascimento c'è un nuovo momento per le sirene, perché in quella cultura di nuovo il mito antico torna e allora Giambattista Basile, un grandissimo narratore, riesce a ripescarle e immagina che di fatto Napoli sia una città gentile, sirena e santa. Quindi in qualche modo riprende questa grande metafora della sirena fondatrice e non la condanna più. Questa parte del corpo e del cuore di Napoli va conservato e non va condannato.